Salve care carissime, buongiorno, buongiornissimo, benvenute e bentrovate. Siete nel mio messaggio del giorno per voi. Eccomi qua con le mie meravigliose carte come ogni mattina e andiamo a vedere cosa vi deve arrivare stamattina. Allora, intanto andiamo a vedere con le mie carte e gli angeli del cuore. Vediamo che cosa vi devono dire gli angeli del cuore. Vediamo un po'. Che cosa vi devono dire questi angeli del cuore? Allora, voi sapete che nel messaggio del giorno per voi, ovviamente, non c'è domanda, ok? Quindi non sappiamo mai di cosa andremo a parlare da qui a poco. Quindi noi facciamo ovviamente mettiamo su la nostra energia, perché sapete che le carte leggono l'energia per la serie, per diciamo la legge della sincronicità. Questo potremmo anche chiamarlo il messaggio sincronico, perché se voi siete qui in questo momento e qualcosa parla di voi, un motivo ci deve essere, è certo che sì. Per cui noi ci atteniamo a quello che viene fuori, poi ovviamente io farò del mio meglio per spiegarvi le carte in uscita. E da lì voi vedrete se ci sono dei riscontri. Ovviamente, se ci sono dei riscontri, come dico sempre, fate fluire, prendete consigli come una carezza, come un suggerimento, un punto di riflessione, qualsiasi cosa, ma non prendete mai decisioni importanti con l'esito di un interattivo, perché non sostituisce mai un consulto personale. Quindi dovete sempre prenderlo con le dovute cautele, come dico sempre. Se ovviamente volete poi approfondire, magari vi ha incuriosito il fatto che questa lettura, non so, ha parlato di voi e magari vi sentite così proprio prese, no, per circostanze, avvenimenti, fatti, persone, parole, e allora voi potete anche richiedere un consulto personale. Per vedere appunto se la sincronicità di questo interattivo è stato proprio per voi e quindi poi analizzare la vostra situazione. Altrimenti lasciate correre, non, per favore, non mi scrivete non è così, non è così, è sbagliato, io lui così, lui così. Insomma, no, non lo scrivete ragazze, ma non lo scrivete, ripeto, no, voi potete scrivere qualsiasi critica. Che sia diciamo costruttiva o domande, tutto ciò che volete, ma sugli interattivi non potete assolutamente scrivere cose del genere: hai sbagliato, lui non è così, lui non è così. Perché? Perché voi non siete sicure, cioè no, non siete sicure, non è detto che si parla di voi, siete migliaia di persone a cui un'energia di un interattivo è diretta. E quindi è assurdo di pensare che ogni interattivo riguardi voi. Non è proprio neanche minimamente pensabile una cosa del genere, ok? Quindi io gli interattivi li faccio tutti i giorni, specialmente il messaggio del giorno va tutti i giorni da anni, non lo interrompo mai, quindi è un appuntamento bello, gradevole, noi ci incontriamo, scambiamo le nostre energie. Ci intratteniamo piacevolmente, è dimostrativo, è anche d'aiuto, perché no, ma con le dovute cautele. Allora andiamo subito a vedere che energia avete voi. Allora, qui viene qui e ora abbiamo le carte della divinazione. Vedete, viene fuori la carta qui ed ora. Questa carta qui ed ora, che cosa ci invita? Ci invita a concentrarci nel presente. Quindi se voi vi concentrate nel presente, andrà tutto bene. Perché tutto ciò che voi vivete, amore, piaceri, dispiaceri, è tutto nel presente. Non pensate il passato, non pensate il futuro più di tanto. Dobbiamo vivere qui e ora, proprio come dice questa carta, il qui e ora, perché noi l'unica certezza che abbiamo nella nostra esistenza è appunto il presente, perché il passato non c'è più, è andato, l'abbiamo lasciato. Il futuro è qualcosa che non sappiamo, non conosciamo, non sappiamo cosa ci spetta. Quindi
Quindi l'unica cosa che abbiamo è il nostro presente, il qui e ora. Questa carta è c'è un numero 32, quindi anche questo numero vi può interessare, può essere, non so, il 3 febbraio, il 2 marzo, può essere il 3, il 2, il 5, il 23 oppure proprio il 32. Andiamo a vedere, nuovo amore, vedete? Allora, questa è l'indicazione di questa stesa. Ci sarà per voi un nuovo amore, una nuova persona ha risvegliato o risveglierà i tuoi sentimenti. Bella ragazze, bellissima. Andiamo a vedere i tarocchi celtici e infatti ci parla di un 6 di acqua. L'acqua ha a che fare con le coppe. E quindi qua abbiamo questi meravigliosi pesciolini, sono 2, 4, 6, con questa, diciamo così, chiamiamola cicogna che se ne mangia uno, o non so se lo mangia o lo accarezza. Allora, il 6 d'acqua e il 6 di coppe. Quindi qua ci sarà un incontro karmico, un incontro con una persona che voi appena la incontrate avete subito l'idea che è una persona che conoscete da tempo, cioè avete quella sensazione quando sapete, quando voi avete a che fare con qualcuno e vi sentite talmente a proprio agio che dice: ma questo sembra che lo conosco da una vita. Ecco, una cosa del genere. Le sibille, le Normand, ci parlano di una della falce, ok? Quindi qua voi avete sicuramente subito un rifiuto, un evento improvviso, una rottura, una fine, una decisione che probabilmente vi ha così falciato di netto la situazione che stavate vivendo. I tarocchi classici moderni, viene fuori l'appeso, ma l'appeso al contrario, quindi ancora più disgraziata sta carta, nel senso di infelicità, di crisi, di separazioni, di sentimenti vissuti male, oppure addirittura di sentimenti non corrisposti. Vediamo gli oracoli delle fate magiche, argentate. Abbiamo chi devi perdonare, quindi qua c'è qualcuno da perdonare, eh? Questa carta ci dice che quando voi finalmente lascerete scorrere via la rabbia, il risentimento, vi accorgerete che i vostri desideri diventano realtà. Quindi vi viene a dire questa carta: voi dovete perdonare, perché perdonare e poi soprattutto non pensare più al passato, vivere il qui e ora. Il passato è finito, è andato, ok? Sì, siete state male perché una crisi, un'infelicità, una separazione c'è stata, dei sentimenti non corrisposti, probabilmente questa persona avrà fatto un qualcosa, un evento, vi avrà lasciato improvvisamente, insomma sono tante le situazioni. Ovviamente io non vado nel dettaglio perché siete tanti, è inutile andare nel dettaglio, però qua di fatto c'è stata una rottura che ha creato un dolore, come tutte le fine e le rotture creano dolori, eh? Anche quelle liberatorie, perché noi quando comunque ci lasciamo con una persona, anche se non l'amiamo più, oppure l'abbiamo amata, poi ci ha fatto soffrire, ma il dolore c'è sempre, ok? Qua questa carta dice: chiedi ai tuoi angeli. Quindi noi che facciamo? Prendiamo nuovamente le carte degli angeli e andiamo a vedere cosa dobbiamo chiedere a questi angeli. Allora, qui vi ho già spiegato tutto, eh? Qua avete un nuovo amore, una nuova persona che ha risvegliato i vostri sentimenti, però sembrerebbe che voi siete ancora legati al passato. Quindi qua vi dicono le carte che questa persona è una persona che voi ancora, probabilmente nonostante ci sia questa nuova persona che ha risvegliato i vostri sentimenti, o forse la dovete ancora conoscere. In ogni caso, se non lasciate perdere il passato e non perdonate il passato, qua la situazione diventa, vedete, quando lascerai scorrere via la rabbia, dovete perdonare il risentimento, non ci deve più essere risentimento in questa vostra situazione.
Allora, vediamo, chiedi ai tuoi angeli, vediamo cosa ci devono dire gli angeli. Informati meglio, ok. Miglioramento di salute, dai retta alle tue intuizioni, abbondanza. Allora, gli angeli, qua le carte dei tuoi angeli, informati meglio, quindi qua dovete informarvi meglio su qualcosa che vi riguarda, però dovete anche dare retta alle vostre intuizioni, perché qua non solo ci sarà un miglioramento di salute, questo ovviamente è simbolico perché la salute fa parte di tutto, no? Può essere anche il lavoro, la salute, io non tratto salute, quindi quando vengono le carte della salute, io le vedo sempre come un qualcosa che vi fa stare meglio, un'abbondanza. Infatti qua c'è l'abbondanza. Quindi qua date retta alle vostre intuizioni. Qua c'è un miglioramento nella vostra situazione e si parla di una situazione sentimentale. Quindi l'amore è nel presente, come dice questa carta, qui e ora c'è una nuova persona che ha risvegliato i sentimenti. E se non c'è ancora, ci sarà presto. Basta che voi lasciate andare il passato e vivrete bene questa abbondanza, questo miglioramento della vostra situazione. Ragazze, stesa bellissima. Io vi ringrazio di essere stati con me. Vi do ovviamente appuntamento a domani. Mi raccomando, non mancate. Vi invito a un like, a un'iscrizione. Ricordate cosa vi ho detto ieri, mi raccomando. Cercate sempre di essere grati all'universo, non vi costa nulla fare col ditino così, voi sostenete il canale, aiutate me, gratificate la stesa e interagite positivamente, ok? Senza ingratitudine, che quella è una cosa che non va assolutamente contemplata. Ragazze, un abbraccio di luce, appuntamento a domani dalla vostra Zaira. Ciao!